podcast sull'ingegneria della seduzione, questo secondo podcast. Allora, vediamo, parliamo delle leggi e delle regole dell'attrazione. Ho chiamato questo metodo ingegneria della seduzione per l'approccio razionale con cui ho studiato e formalizzato dei processi che sono prevalentemente emotivi e istintuali. Ho inoltre ingegnerizzato e schematizzato il processo di seduzione in modo da renderlo fruibile a tutti, indipendentemente da sesso, cultura, età e formazione personale. Seduzione e coinvolgimento fanno parte, per un motivo o per l'altro, della nostra vita in forme diverse. Passiamo infatti molto tempo, se ci pensiamo bene, a cercare di coinvolgere e sedurre qualcuno, oppure a lamentarci del fatto che non riusciamo a sedurre chi ci interessa, o ancora a leccarci le ferite per essere stati sedotti dalla persona sbagliata, o viceversa del godere del fatto di aver sedotto o essere stati sedotti da chi ci coinvolge e ci dà piacere. Quando parlo di seduzione e di strategie seduttive, molte persone mi pongono la seguente questione: ma se metti in atto una strategia, allora non sei spontaneo. È vero, se la spontaneità ci porta successo e felicità, va bene. Ma se l'essere spontaneo e istintivo ci fa prendere delle mazzate, allora è meglio essere un po' meno spontanei e imparare a mettere in atto delle strategie che ci permetteranno di realizzare i nostri desideri. Tutto questo ci porta via sicuramente molto tempo e molte risorse. Questo è un fatto fondamentale, quindi dobbiamo imparare a gestire al meglio il nostro tempo e le nostre risorse, perché le energie che l'essere umano ha a disposizione sono evidentemente limitate. È pertanto importante utilizzarle in modo ottimizzato ed equilibrato nei diversi settori della nostra attività. È evidente che se le utilizziamo tutti a fini lavorativi, difficilmente riusciremo ad avere una vita sentimentale ed affettiva pagante, men che meno se spendiamo le nostre risorse in conflitti, rancori, risentimenti, che non danno altro risultato se non quello di lasciarci spossati e privi di forze, sia fisiche, ma soprattutto di forze mentali. Per riuscire ad attuare efficacemente le strategie di seduzione, è quindi di fondamentale importanza avere l'atteggiamento giusto. Ma qual è l'atteggiamento giusto? È l'atteggiamento di chi è distaccato dal risultato. Il fatto di essere distaccato dal risultato elimina l'ansia del raggiungimento dell'obiettivo, la cosiddetta ansia da prestazione. I risultati verranno quando si metterà in atto il gioco della seduzione, semplicemente per il piacere di giocare al gioco della seduzione. Questo è un aspetto di fondamentale importanza. Se non siamo distaccati
dal risultato sarà molto più probabile il nostro fallimento. Immaginate un conferenziere che ha preparato molto bene la sua relazione, quando prova da solo gli riesce tutto in modo perfetto. Se questo conferenziere avrà lo stress di riuscire bene a tutti i costi, il giorno della conferenza davanti al pubblico probabilmente arrossirà, non gli verranno le parole, si impappinerà, balbetterà. Questo succede perché lui non sta vivendo l'evento come un gioco. Non fa la conferenza semplicemente per il piacere di farla, ma fa un grosso investimento su di esso, un grosso investimento, e questo produce tensione. La nostra sfera emotiva, che è sempre alla ricerca di tensioni emozionali, avrà la possibilità, mettendo il bastone tra le ruote, e quindi di farlo fallire proprio lì dove vorrebbe riuscire, di produrre una quantità notevole di vettovaglie emozionali. E questo è un punto molto importante. È necessario pertanto imparare ad allenarsi in uno sport che chiamiamo vita. Fortunatamente è uno sport nel quale tutti noi possiamo vincere, nel quale tutti noi possiamo diventare campioni. Per allenarsi, come in ogni sport che si rispetti, è necessario un programma di allenamento che ci consenta di esprimere le potenzialità come mai abbiamo fatto prima. Per avere successo in ambito sentimentale, affettivo, dobbiamo allenarci almeno in quattro abilità. La prima è il senso di responsabilità, cioè assumersi la responsabilità dei successi e degli insuccessi in campo sentimentale è di fondamentale importanza, in quanto se attribuiamo a cause esterne la sfortuna, la sfiga, quello che è, i nostri successi o i nostri insuccessi o alla fortuna i nostri successi, ci precludiamo la possibilità di esercitare ogni tipo di controllo sulla nostra vita sentimentale affettiva, sulla nostra vita amorosa. Perderemo per sempre la possibilità di intervenire su noi stessi e sul nostro oggetto di desiderio. Per far sì che le cose vadano come ci piacerebbe che andassero, ovviamente. Se attribuiamo la seduzione alla fortuna o alla sfortuna o a capacità innate che non si possono imparare, è come attribuire un evento esterno a un evento esterno la nostra capacità o incapacità di sedurre. Questo equivale a non essere in grado di sedurre, in quanto non sei in grado di gestire di fatto il processo di seduzione. Il secondo punto è avere un obiettivo. Dobbiamo avere una meta, uno scopo, in tutti i settori della nostra vita, soprattutto in campo sentimentale. Se non abbiamo un obiettivo stabile da raggiungere, da un lato non avremo motivazioni canalizzate e dall'altro tenderemo a fare la stessa cosa che fa una barca senza timone. Finiremo tra gli scogli, finiremo alla deriva. Scegliere l'obiettivo di fatto non è così banale, non è così immediato. Questo dobbiamo tenerlo presente, è un punto fondamentale. Soprattutto se non siamo allenati al nostro interno, cioè se non siamo in armonia con noi stessi. Talvolta quello che vuole la nostra razionalità non è condiviso dalla nostra sfera emozionale, dalla nostra sfera emotiva. Le nostre convinzioni coscienti sono ciò che crediamo di volere. Le nostre convinzioni inconsce sono ciò che otteniamo. È evidente quindi che se non siamo coscienti e abbiamo convinzioni inconsapevoli,
E soprattutto se convinzioni coscienti e convinzioni consapevoli, cioè subliminali, al di sotto della soglia di coscienza, non sono allineate, otterremo proprio quello che non vogliamo ottenere. A chi non è mai capitato di innamorarsi proprio di una persona che sul piano razionale rifiuta? E sa benissimo che gli porterà sofferenza e nonostante tutto non riesce a farne a meno. Se non riusciamo a conciliare le diverse esigenze che abbiamo al nostro interno, siamo perdenti. Immaginate la parte logica come un generale che ha tutte le strategie per poter vincere la guerra. Ebbene, questo generale, se non ha a disposizione un esercito che lo segue e gli obbedisce, verrà sicuramente sconfitto. Avere le strategie senza la forza serve a poco. Ma è vero anche il contrario. Immaginate la sfera emotiva come l'esercito, che ha la forza sufficiente per vincere la guerra. Se però questo esercito non ha un generale che lo guidi con efficaci strategie, sarà un esercito allo sbando. Avere la forza senza strategie serve a poco. Se vogliamo vincere la guerra, dobbiamo far sì che il generale, la mente razionale e l'esercito, la mente emotiva, abbiano gli stessi obiettivi. Meglio ancora, dobbiamo far sì che la parte emotiva sposi le esigenze e gli obiettivi della parte logica. Solo così avremo una vita sentimentale felice. E poi un altro punto importante, la gestione dell'emotività. Dobbiamo imparare a gestire le nostre emozioni, perché se non riusciamo a gestirle, allora andremo incontro a inesorabili fallimenti sentimentali. La vita non è il mondo di Walt Disney, e se la nostra sfera razionale non impara a gestire le nostre emozioni, noi non raggiungeremo i nostri obiettivi. Per far questo è necessario imparare un alfabeto e un linguaggio, che sono sostanzialmente l'alfabeto e il linguaggio emotivo. Perché nel momento in cui si identifica un oggetto di desiderio, questo diventa un bisogno. E se il bisogno non viene appagato, inevitabilmente si vivrà un conflitto, si vivrà un disagio. In realtà la nostra sfera logica che vive, diciamo, è la nostra sfera logica che vive questo disagio, perché la sfera emotiva non distingue tra bene e male. La nostra sfera emotiva nel principio appunto non riconosce il bene dal male, il piacere dalla sofferenza, ma riconosce solo le tensioni emozionali. Ed è appagata sia da quelle che la parte logica ritiene positive, sia da quelle che la parte logica ritiene negative. Per la parte emozionale, andare a un matrimonio o un funerale sono equivalenti. Entrambi gli eventi forniscono comunque emotività. È per questo che ci può capitare di innamorarci di chi ci procura più sofferenza che piacere. L'altro punto è superare le resistenze al cambiamento. È di fondamentale importanza superare le paure che abbiamo nei confronti dei cambiamenti. Se ci soffermiamo un attimo a pensare, ci rendiamo conto che la paura del cambiamento è frutto di un grande paradosso. Il cambiamento è parte integrante della nostra esistenza. Ogni 7 anni le cellule del nostro corpo si rinnovano completamente, inevitabilmente e inesorabilmente invecchiamo. Sicuramente ci capiteranno anche eventi spiacevoli, come la perdita di persone care. Alla fine lasceremo questo corpo. Tutto questo è inevitabile. Ci sono due cose certe nella vita. La prima cosa è la morte, la seconda è l'incertezza di quando accadrà. Se cambiare è inevitabile, però dobbiamo evitare di opporci al cambiamento, ma cercare di pilotarlo.
in modo tale che diventi un miglioramento. Se vogliamo far sì che l'inevitabile cambiamento diventi miglioramento, dobbiamo però superare delle prove, dobbiamo però superare soprattutto delle sfide, dobbiamo superare le nostre paure, dobbiamo imparare ad osare. Se vogliamo migliorare, non dobbiamo aver paura di spingerci oltre. Assolutamente. È come l'allenamento con il sollevamento pesi. Se continuo ad allenarmi sempre con gli stessi carichi, non avrò mai nessun miglioramento. Per progredire, devo osare e mettere progressivamente carichi maggiori. Solo in questo modo avrò miglioramenti di forza e di resistenza. Cioè dobbiamo uscire fuori da quella che chiamiamo zona di comfort, o in inglese comfort zone. Allo stesso modo, nel gioco della vita, per migliorare, devo avere il coraggio di affrontare nuove strade, nuovi schemi di pensiero, provare a guardare il mondo da una finestra diversa da quella da cui ero abituato a guardarlo. Bene, bene, e anche per questo secondo episodio è tutto e ti do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, iscriviti al canale.